L'inizio, da qui, apro le braccia grandi, senza movimento sui gomiti. I have open the arms without any movements, with this eyes, with the elbow. Piedi chiusi, pugni chiusi. Apro le mani, le avvicino al corpo, le faccio cadere vicino al corpo. Open your hands, near the body. Close the hands, close the elbow. Inverse, open the elbow, open the hands. Quindi da qui apro le mani, vado giù, chiudo le mani, quindi porto a contatto le mani e chiudo i gomiti. Poi prima apro i gomiti e poi le mani. Da qui vediamo la posizione che abbiamo visto prima, il Nekoashi. Le braccia vanno giù verso il corpo. Quando vado in Nekoashi, vado su a parare. Che tocca. Ok? E da qui il Ponyuki Tenkera. Poggio il piede avanti. Facciamo lo stesso lavoro che abbiamo visto ieri nel Bassai, nel Tomari Bassai. Quindi, un movimento del piede a formare un punto interrogativo e le braccia non si muovono. I have to move the feet like yesterday we saw in Tomari Bassai. So, I have to do a question point with the foot. Yeah. Keep on moving that. Touch the floor. Change the weight is here, this is three. One, two. From here. Mawate, fast. When I do Mawate, only some information because we have to do a lot of time. Remember the rotation of my feet. So, if I have to do this kind of rotation, I have to move in back this foot. Quindi se devo fare questo tipo di rotazione che mi porta il piede dietro, il tallone dietro, devo spostare indietro questo. Altrimenti se tengo la stessa linea, Zenkutsu Dashi sarà troppo grande. Open here, one, two, back. Zenkutsu Dashi is correct, and I did a correct movement of my feet. Ok? Quindi così, Zenkutsu Dashi è buono, ho fatto la rotazione indietro e le tengo. A sinistra uguale. One is shorter than usual, because I have to go in back. Correct. But what is the same? Shorter, correct. Ok? Understand? All the rotations you have to do like this. Quindi tutte le rotazioni hanno questo tipo di idea sull'avampiede, sulla parte anteriore del piede. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. From here, I have to fall down. Imagine tutte cuff the leg. Immaginiamo di non avere più la gamba, di togliere la gamba, e andare giù. In realtà mi sono appoggiato. Tolgo la gamba e porto giù le braccia per aumentare la velocità. To improve the speed, I have to take off the leg and push down the house. So, from here. In the same time, prepare the other leg. Ready for the kick. Maoshigeri is there. Yeah, like this. One, and come back. From here, the weight is over this foot and this arm. Quindi il peso resta sul piede posteriore e sulle braccia, ovviamente. Qua. Porta il ginocchio sotto. Rotation. This directly from here. Don't need the preparation. Click and go. Directly from here. Go. Come on. Ok? And look there. Because my opponent is there. Look at there. Quindi devo guardare lì perché l'avversario lo sconfitto lì. Qui. Vado su, i piedi, su. Resto all'altezza della posizione. Guardo. Come l'inizio. One, two. After the kick, close the feet. Keep the same height of the stance. Before the head. And after the kick. Hida dashi with the same form of the video. Ok? From here. Close the arms and the feet. And open. Don't change the height. Close the arms and the feet. The form is like the beginning. The form of the end. This is like Uchuke. Ushiro ga danbarai. Okay? Don't forget this form. Ga danbarai Uchuke. Ga danbarai Uchuke. Ga danbarai Uchuke. Okay? And from here, Jordan Aidouchi. Primo lavoro, chiudo le braccia senza spezzare il gomito.
I have to close my arms without any movement of my hands. Don't move anything. Prepare the foot against the opponent. Quindi prepariamo il piede per andare in quella direzione. Uno, uno, due. Bow a te, don't forget the back. Non ci dimentichiamo che dobbiamo fare una rotazione indietro. Non è avanti. Il busto resta quasi sulla stessa posizione. The body is always more or less in the same place. Like this. Okay, correct. Oh, I told you the same place and I move the body is unsafe. Quindi vi ho detto che sto fermo sul posto, poi ho spostato il corpo, quindi vado bene. Quindi qui, don't move the body. More or less here. Here. Kirikeshi, close arms and legs. One. There is no stop inside, okay? The real movement is only one. It's one. Without stop inside. Quindi non c'è una pausa in mezzo, ok? Da qui vado e torno. Vado e torno. Ecco qui. Quindi da qui faccio magheri. Magheri. After to touch the opponent and during this closing rotation. Again on the other side. The same kind of rotation, okay? For my feet it's always the same work. Lo stesso tipo di rotazione. Non resto lungo. Così o così. Rotazione sulla parte anteriore. Corto, short. Normal, normal. Ok? Same work. Stesso lavoro. Magari, rotation. La cosa difficile qua è capire quando fare la rotazione. Tante volte si vede questo lavoro. Uno, due. Ok? Diventa pesante, diventa lento. Non abbiamo il tempo di parare l'attacco dell'avversario. The very difficult part in this kata is to understand when I have to turn the foot on the floor and when I have to do mawate. A lot of people, a normal mistake is this: kick, come back, and after I try to turn. First of all, it's very difficult. Second, becomes late to save the body from the opponent. Okay? So the idea is touch the opponent, bam, finish with you. Finish. Bam, come back, use this energy to do the rotation. It's one, two. And going back. This is the idea. Okay? Jodanaito, Magheri, rotation, Yamitsui. Mawate, Jodanaito Uchi is the same. Quindi, da Yamitsuki faccio Mawate, questa forma di attacco Jodanaito Uchi, Magheri, rotazione, punto. Ok, come rialzarci quindi la domanda? How to stand up? From here, the more easy way is to move the hands and up. Ok? The more easy way. La cosa più facile è muovere la mano, portarla vicino al corpo e alzarsi. Quindi da qui facciamo. Uno, due. Questa mano ci aiuta fino alla fine. Everybody understand? So, move the hands, push. And the hand is near the body, so it's easy to push and stand up. Okay? If I'm able to do it, it's better push from here directly. Okay?
It's not only my arm because it's very difficult, it's the speed of the leg. Quindi spingo senza muovere la mano per rialzarmi e non dipende soltanto dalla spinta della mano, la capacità di rialzarsi, ma anche dalla gamba che spinge giù, quindi dalla velocità del movimento di questa gamba. Don't move your legs. Quando facciamo la rotazione dopo il Meghe, il ginocchio deve essere perfettamente in linea o può essere un po' aperto? Il ginocchio può essere un po' aperto e vi assicuro che nel 98% dei casi resta aperto. So the question was, after the rotation in Meghe, I have to move the knee till here or I can stop the knee just a little bit open? And the answer, it was just a little bit open. You can do it. And a lot of time stop here. Why? Because after the kick, quindi perché lo facciamo? Cioè perché succede questo? After the kick, kime. When I do kime, I have to stop the body. What's mean kime? Cosa significa kime? La capacità di fermare la tecnica ad alta velocità. So, it means that we are able to stop the technique with a high speed. But what do we have to do to stop the technique with high speed? Cosa dobbiamo fare per stoppare la tecnica molto veloce? Quindi la contrazione di tutti i muscoli. So, the kime is the fast contraction of all my muscles in the less time than possible. And it's not only this, it's the same ability to relax the muscles in the less time than possible. So, it's a fast contraction, the relaxing of my muscles. Okay? Quindi è la massima contrazione di tutti i miei muscoli nel minor tempo possibile, faster than possible, in the short time, shorter than possible. You might relax. It's like one electroshock. The timing is this, boom, finish. This is kime. Contraction, relax, faster than possible, boom. This is kime. With this idea, when all the muscles are contracted, I can't move. Quindi quando tutti i muscoli sono contratti, non mi posso muovere. Allora, se io faccio questo lavoro, uno, due, tre, il tempo di rotazione ci dà la chiusura della tecnica e quindi dove si trova il ginocchio poi non si muove più. Perché? Perché c'è la contrazione. So the timing of the rotation depends from this and this kime. When I do kime, I can't move more my knees. The movement of the leg is longer than this short movement. So, the kime, it will be before to finish the movement of the knee. Okay? And when I do kime, I have to stop the body. This is the idea. Quindi, perché posso tenerlo aperto? Perché questo lavoro è molto corto e veloce. Questo è più lungo. Però quando arrivo in parata, ci deve essere il kime. Quando faccio kime, abbiamo visto che contraggo tutti i muscoli. Quando contraggo tutti i muscoli, non mi posso muovere. Quindi sarà veramente difficile arrivare assieme qua, con kime, velocemente. Anche questo. L'importante è far vedere che quando c'è il kime sia reale e quindi dobbiamo fermare il corpo. Cosa? No. E se ci pensi non è neanche un errore in campo di Bunkai. Perché se tu per arrivare a finire la tecnica completa hai bisogno o di usare un tempo più lungo o di non fare il kime realmente quando arrivi. Significa che l'avversario in ogni caso entra. Qual è lo scopo ultimo del karate? What's the final target of karate? È la difesa, è la sopravvivenza. Okay? È un combattimento. Il karate si distingue dalle altre arti marziali perché abbiamo l'idea di un colpo. We have the idea of only one shot. It's not a lot of punching. With one shot, I have to kill my own. This is it. I have not a second opportunity. Con un pugno devo uccidere il mio avversario, questo è il mio. Per questo sto cercando di sviluppare sempre di più, di aumentare l'idea del kime. Il kime in realtà è un trasferimento di energia. L'idea ultima è quella di uccidere l'avversario senza toccarlo, arrivare vicino e trasmettere l'energia. Questa è l'idea ultima. The final idea is to kill my opponent without touching, only with the movement of my energy. Ok? Quindi, quello che ci interessa è non prendere il pugno. So, the most important thing during the hook is don't take the punch. And there to be faster, stronger, and better than my opponent. If I do a very long movement to finish the technique, I take the punch. In this part,
I have to charge the harm or not. The idea is to start from here. But it's very difficult, believe me. So when you do the relaxing of the muscle, because every time you have to start relaxing, quindi quando rilassi il muscolo e do l'impulso per partire, c'è un piccolo precaricamento. L'idea è partire da qui, ma quando sono rilassato, faccio così. Questo. Ma è un caricamento fisiologico dovuto alla contrazione del muscolo in partenza, perché io devo dare un impulso per partire. Ok? So, it's a physiologic movement, it depends from the impulse that you go to contract the muscle.